rispondere bene. Allora te la diciamo. No, non si è professore di filosofia per niente. E la, diciamo, su, sulla vita di Marx è indubbio che Marx è un rivoluzionario e paga le conseguenze di essere un rivoluzionario coerente. Marx, prima, Marx nasce è un democratico radicale, ma non, poi inizia, come dice lui quando è nella Gazzetta Renana, a scoprire la questione sociale, ma nei termini feudali ancora. Chi ha visto il film, che quando le guardie vanno a ammazzolare i contadini poverissimi, miserrimi, che vanno a raccogliere il legno caduto e che invece i padroni non vogliono che abbiano nemmeno il legno caduto. Quindi è il feudalesimo proprio, il servitù della gleba, no? Marx scopre lì la questione sociale e avanti. E Marx si indigna per queste robe, protesta contro la repressione, la censura, hanno un mucchio di processi. E quindi Marx parte come rivoluzionario e in base a questo viene bastonato, deve andarsene dalla Germania, poi viene sbattuto fuori dalla Francia, poi dal Belgio, sbattuto fuori dal Belgio, torna in Francia perché nel frattempo c'era stata la rivoluzione in Francia, poi finisce la rivoluzione e viene sbattuto fuori, va in Germania. E avanti così, no? La sua vita è fatta così, è fatta di fogli di via di 24 ore, sovente con la moglie che aveva qualche giorno in più e che doveva vendere l'argenteria, le lenzuola, le robe, perché non se lo poteva portare in giro. Ci sono dei racconti allucinanti, qui in piedi li portano sul treno fino al confine per mandarli fuori. E dentro questo è una vita di stenti pazzesca. Marx c'ha una vita da povero, come noi non ce la immaginiamo. Io a volte ho forse insistito, però secondo me ci sono delle cose che... Cioè, hanno avuto 7 figli Marx e sua moglie, di cui 4 sono morti prima di arrivare a un anno di età, perché di stenti, di fame. Di una delle bambine morte non avevano i soldi per la cassa da morto, c'è il vicino che gli dà i soldi per fare il funerale, perché non avevano i soldi per il funerale. Ci sono le scene in cui gli sfrattano e sono per strada davanti. Cioè Marx vive, nonostante Engels gli dia dei soldi, ma vive in una condizione di sfratto. Marx poteva fare il professore universitario se voleva. Marx non si vende, non so come dirlo, diciamo, no? Sta dentro a fare funzionare tutta la vita. La moglie, per certi versi, è un personaggio ancora. La moglie è una baronessa. La sorella, il fratello della moglie era ministro degli interni prussiano. Lei fa questa vita di stenti bestiale. Ci sono delle pagine che riporto, delle lettere di Jenny Marx, che sono pazzesche. Marx che manda le bambine a fermare il panettiere, al medico, al macellaio che vuole i soldi e si nasconde. Cioè lui lavora in questa situazione qui ed è uno che quando c'è la possibilità di fare politica, perché ci sono le rivolte, c'è la comunità di Parigi avanti, fa solo quello, fa politica tutto il tempo. E poi ci sono gli anni invece di morte in cui passa le giornate ad andare alla libreria, alla sala, diciamo la biblioteca della British Museum, e studia quella che lui chiama la merda economica, perché pensa che è utile studiarlo per avere gli strumenti per capire. Quindi lui, quando appunto lui è stato rivoluzionario, che ha pagato quanto hanno pagato il più pesante, cioè Lenin l'ha fatta più comoda la vita, cioè, perché stava in esilio. E stava in esilio in Svizzera e poi è entrato dentro quando ha fatto la rivoluzione, l'ha fatta più comoda, questo l'ha fatta molto scomoda. Lo dico per dire, perché noi altrimenti pensiamo Marx con la barba da patriarca che ha studiato tutta la vita tranquillo una scrivania e gli altri rischiano. No, è stato uno che ha pagato pesantissimamente questa roba.